Io mi presento rapidamente, sono Pietro Piutti, sono nella board del BMUC dal 2012, qualifica professionale per quanto possa contare, System Engineer, vivo e lavoro in Spagna dall'inizio dell'anno e lavoro per un'organizzazione internazionale. Mi fa piacere poter dire che fino alla fine dell'anno scorso ero parte del team PSO di VMware in Italia, mi fa piacere avere gli amici di VMware con noi oggi. Oggi vi parlerò principalmente di quelle che sono le considerazioni da farsi quando si decide di implementare VRealize Operation Manager. Partiamo da delle considerazioni relative al perché sarebbe è il caso di introdurre VRealize Operation Manager in un'infrastruttura vSphere e quelle che sono le considerazioni da fare sedendosi a tavolino prima di passare all'implementazione. Quindi vedremo che ci saranno tutta una serie di punti di decisione da prendere prima di effettivamente implementare VRealize Operation Manager. Dunque, innanzitutto la domanda fondamentale è: ma abbiamo realmente bisogno di un altro tool di monitoraggio in un'infrastruttura VMware? La risposta è certamente sì, ma non consideriamo VROPS solo ed esclusivamente come un tool di monitoraggio. In realtà VROPS è uno strumento molto più sofisticato, uno strumento di analisi e come vedremo anche nella sessione di Antonio, che andrà più nel dettaglio della parte operativa dello strumento, è una soluzione che ci dà una visibilità completa dell'infrastruttura e ci permette non solo di capire cosa sta succedendo in un determinato momento e quindi di allertarci per poter prendere delle decisioni, ma ci permette di avere completamente una visione nel dettaglio dell'infrastruttura e di realizzare delle analisi. In ogni caso, cominciamo col fare un po' un parallelo tra quello che è possibile fare tramite vSphere, che è lo strumento che tutti utilizziamo, è quello che in realtà ci permette di fare in più, il plus che ci dà VROPS nei confronti di vSphere. Sono due oggetti completamente diversi. vSphere è chiaramente lo strumento che utilizziamo per il management quotidiano dell'infrastruttura e ha anche delle funzionalità di allarmistica e delle funzionalità di analisi della performance degli oggetti che sono contenuti nella nostra infrastruttura. Però, per quanto sia funzionale e utile, ha delle limitazioni. Limitandoci, cioè iniziando a ragionare sugli allarmi, gli allarmi in vSphere sono sicuramente utili, ma non sono il massimo della flessibilità, nel senso che abbiamo una serie di allarmi predefiniti e customizzabili entro un certo limite, per cui al verificarsi di un evento o al superamento di una certa soglia, brutalmente ci arriva un'email o comunque un certo tipo di notifiche che possiamo andare a configurare. Ma gli allarmi in quanto tali sono piuttosto rigidi come definizione e come implementazione. Andando invece al discorso dell'analisi delle performance, siamo tutti passati attraverso la fase in cui un utente o un cliente ci viene a chiedere lumi sulle performance di una macchina virtuale o di un'applicature. E in assenza di VROPS, quindi in presenza del solo vSphere, l'unico strumento a disposizione sono i grafici di performance di vSphere. Qual è il problema? Il problema è che le metriche che vSphere ci mette a disposizione non sono un numero elevatissimo, sì, è un set di metriche comuni, un set di metriche fondamentali, ma non si va oltre questo numero, questo set di metriche predefinite. In più c'è il problema di fondo che col tempo vSphere perde la granularità dell'informazione, cioè sappiamo bene che in tempo reale riusciamo a vedere valori
in un dettaglio sufficiente, sappiamo che il tempo di polling del presidente è di 20 secondi sostanzialmente tra un punto dati e l'altro, però se noi vogliamo andare a rivedere la stessa informazione il giorno dopo, la settimana successiva o tornare indietro di 6 mesi, la qualità dell'informazione che i grafici di performance di Senta ci danno va a scemare sempre di più. Perché viene fatto un consolidamento sostanzialmente, quindi dal punto di vista della performance dell'analisi della performance o del troubleshooting in generale dobbiamo tenere presente questo fattore e dobbiamo tenere presente anche il fatto che vCenter non ha nessun ruolo di correlazione o di analisi di queste informazioni, è l'ingegnere che deve mettere insieme i pezzi, deve conoscere la sua infrastruttura e deve arrivare ad una diagnosi del problema analizzando le informazioni che il vCenter gli dà. VROPS in realtà è una bestia completamente diversa, perché come vedremo dopo tramite degli adapter effettua il polling di una quantità di metriche incredibili dall'endpoint, che chiaramente nell'implementazione base è un vCenter, e memorizza queste informazioni in maniera puntuale fino a un periodo di default di 6 mesi, che poi può essere espanso, allargato appunto nel momento in cui si decide come appunto configurare VROPS. E il tipo di informazione che dà è decisamente più complessa di quella che dà il vCenter. Quindi VROPS ingerisce le metriche, le analizza, le elabora, per questo preferirei chiamare uno strumento di analytics e non uno strumento di monitoring, e le presenta in una varietà di formati, correlando tra di loro metriche anche appartenenti ad oggetti diversi. Quindi i data store, l'host, le virtual machine e quant'altro, in modo tale che l'ingegnere possa avere una visione quanto più possibile chiara di quello che sta succedendo o di quello che succederà nella propria infrastruttura. Però non voglio entrare ulteriormente nel dettaglio, voglio iniziare a parlare delle problematiche relative al design. Allora, innanzitutto VROPS è un prodotto che è relativamente nuovo, ma ha una storia antica, nel senso che l'evoluzione del VCOPS, il vecchio vCenter Operation Manager, che è in giro da almeno 5-6 anni se non ricordo male. Gli obiettivi, la filosofia sono sostanzialmente gli stessi, non è cambiato molto da quel punto di vista, però è cambiato molto per quanto riguarda la semplicità e di implementazione e di utilizzo dello strumento. Questo perché mentre il vecchio VCOPS aveva bisogno perlomeno di due macchine virtuali, una che gestiva la parte user interface e una che gestiva la parte analytics, in un'implementazione minima VROPS può essere implementato con un'unica macchina virtuale. Inoltre VCOPS prima era fatto in modo da avere due viste, due user interface separate a seconda della complessità dell'analisi che si voleva fare. In VROPS tutto questo è stato collassato, semplificato e condensato in un'unica interfaccia altamente personalizzabile, e anche di questo, della personalizzazione, ve ne parlerà più nel dettaglio Antonio. Inoltre VROPS rispetto a VCOPS ha una marcata, spiccata integrabilità con la suite vRealize. Ad esempio, una cosa che mi viene in mente immediatamente è il fatto che VROPS e LogInsight si parlano praticamente out of the box. È immediato configurare LogInsight per agganciarsi a VROPS. Per quale motivo? Perché quando si fa troubleshooting di qualunque oggetto gestito tramite VROPS, è possibile direttamente lanciare i log relativi a quell'oggetto che sono stati tracciati da LogInsight, quindi riusciamo anche ad avere un ulteriore livello di visibilità di quello che sta succedendo. VROPS si integra alla perfezione con NSX, chiaramente occorrerà un adapter aggiuntivo, e inoltre dalla versione 6.2 va a incorporare alcune funzionalità
che prima gli chiedevano l'utilizzo di una soluzione separata che era eBay, che esiste ancora, però alcune di queste funzionalità sono state portate all'interno di Virox per permettere il monitoraggio e l'analisi sia a livello di sistema operativo che a livello applicativo, e questo è fatto tramite alcuni agent che possono essere installati a livello di virtual machine e va sotto il nome di Endpoint Operations, quindi EPOX per brevità. Allora, abbiamo deciso di implementare Virox, iniziamo a fare le prime considerazioni, a fare le prime scelte. Innanzitutto Virox e si implementa fondamentalmente tramite virtual machine, non avrebbe molto senso implementarlo su server fisici, possibilmente come da best practice all'interno di un cluster dedicato al management dell'infrastruttura. Però detto questo, Virox è installabile come applicazione sia su Windows che su Linux Red Hat 100S che pre-package all'interno di una OVA basata su SUSE. Qui abbiamo già la prima bandierina che bisogna alzare, e cioè quella che una volta presa la decisione sulla tipologia di macchina da utilizzare come base per Virox, questa deve restare consistente nel tempo, cioè come vedremo Virox scala, l'importante è utilizzare nodi basati sullo stesso sistema operativo, sulla stessa tipologia della prima macchina implementata. In realtà questo è vero fino a un certo punto, perché esistono alcune tipologie di nodi per le quali abbiamo libertà, come vedremo dopo sono i collector. Perché scegliere un tipo di implementazione nei confronti dell'altra? Questo dipende sostanzialmente da quella che è la cultura e da quelle che sono le policy aziendali. Tenete presente che se si utilizza come base una virtual machine basata su un sistema operativo, quindi Windows o Linux, al 99% questa sarà soggetta alle solite policy di gestione della flotta di IBM, e quindi dovremo tenere sotto controllo le macchine virtuali con strumenti di monitoraggio, dovremo gestire il patching, il backup, probabilmente dovremo installare un antivirus, agenti vari e così via. Quindi questo potrebbe andare ad interferire con l'operation di Virox. Come vi farò vedere dopo, è comunque un oggetto delicato e va trattato con una certa attenzione. L'alternativa di utilizzare la OVA è che abbiamo un oggetto, sostanzialmente una scatola nera, lo mettiamo nella nostra infrastruttura e ci dimentichiamo di doverlo gestire, se non quando andiamo a fare gli aggiornamenti incrementali, per cui contestualmente all'aggiornamento dell'applicazione faremo anche l'aggiornamento dello stack delle varie librerie presenti nella release di SUSE che andiamo a utilizzare come base. Ripeto, la scelta è legata alle policy aziendali. C'è chi preferisce la semplicità della OVA, c'è chi con la OVA non si trova bene perché magari vorrebbe adattare la OVA alle policy di backup, antivirus, patching, eccetera, eccetera, che si mettono in pratica sui sistemi operativi tradizionali, e chiaramente la OVA è un oggetto che non andrebbe toccato, non va customizzato, non va modificato, perché potrebbe andare ad interferire con la stabilità e con la funzionalità del sistema operativo e dell'applicativo. Ora, deciso la tipologia di implementazione, cerchiamo di capire un attimo come funziona Virox a livello applicativo in senso molto generale, quali sono le componenti di Virox da un punto di vista logico e di conseguenza quali sono i ruoli dei vari nodi che possiamo implementare in un cluster. Innanzitutto cominciamo con il dire che Virox in un'installazione minima può essere installato con un'unica virtual machine, chiaramente di opportuno taglio, che andrà ad assumere il ruolo di master node, cioè il primo nodo che andiamo a implementare sarà il nodo master del cluster analitico. E questo cluster analitico può essere espanso aggiungendo al bisogno o già in fase di design iniziale tutta una serie di altri nodi,
che vengono implementati a partire dallo stesso pacchetto, dallo stesso installer Windows o dallo stesso RPM Linux o dalla stessa OVA preconfezionata, ciascuno con un ruolo ben definito. Andando un attimo a descrivere quelli che sono i ruoli, o meglio, le componenti applicative, cerchiamo di partire dal fatto che, queste sono parole prese dalla documentazione VMware, questa in inglese e in corsivo, VROPS è un applicativo che funziona sostanzialmente come un applicativo distribuito a livello di memoria condivisa tra i vari nodi. Quindi praticamente tutta l'analisi, tutta l'elaborazione delle metriche viene fatta in memoria, in RAM, sui vari nodi, e viene distribuita tra i vari nodi che fanno parte del cluster. Chiaramente poi, adesso andiamo a vedere, ci sarà una parte di persistenza di questa informazione che viene elaborata, però il cuore di VROPS è il controller, cioè il controller è quello che smista le informazioni che arrivano, che vanno agli altri diversi elementi. Quindi abbiamo un'interfaccia utente, che è la classica interfaccia web, che può essere a cui possiamo accedere da qualunque dei nodi Analytics, quindi anche la UI è, se vogliamo, è distribuita. Il controller si collega a un collector, cioè ad un'istanza che viene poi, tramite un opportuno adapter, connessa all'endpoint da cui vogliamo estrarre le metriche. È chiaro che il collector di default banalmente utilizza un adapter che è fatto per connettersi ad un vCenter. Quindi il collector, tramite l'adapter, si aggancia al vCenter, tira dentro le metriche, le passa al controller, il controller le passa alla componente di Analytics che fa l'elaborazione, e quindi che poi ci permette di presentarne i risultati a schermo, e quindi poi il tutto viene passato a un layer di persistenza che va a conservare le informazioni, le metriche e quant'altro in una serie di database che adesso andremo a vedere. Infatti, andiamo un attimo nel dettaglio della persistenza. Se ci riferiamo al nodo master, che è l'unico che ha tutti i ruoli attivi allo stesso tempo e tutti i database attivi allo stesso tempo, abbiamo quattro database: il Global XDB, che contiene la configurazione fatta dall'utente, quindi la personalizzazione di allarmi, definizione dei sintomi, le dashboard che vengono customizzate dagli utenti e quant'altro, le supermetriche, che non sono altro che metriche correlate tra di loro da qualche formula. Questo è un database particolarmente importante perché è l'unico che si trova solamente sulla master node ed eventualmente sul master replica quando è presente. Poi abbiamo un secondo database, che è quello che contiene le informazioni relative agli allarmi e ai sintomi, un historical database che contiene la vista storica relativa chiaramente al periodo di retention configurato delle infrastrutture di tutti gli oggetti. Perché questo è importante? Perché se io utilizzo VROPS in real time è diverso, e voglio andare a vedere quella che è l'impostazione della mia infrastruttura in questo momento, probabilmente non sarà la stessa di 6 mesi fa. Avrò aggiunto host, avrò creato virtual machine, avrò rimosso data store, eccetera eccetera. Tutta l'informazione storica che serve a ricostruire le relazioni tra gli oggetti dal momento T0 adesso al massimo periodo di retention di VROPS è contenuta in questo database. E infine i dati grezzi memorizzati sono nell'ultimo database, che è l'FSDB. Ora iniziamo a ragionare in termini di espansione. Si parte, chiaramente abbiamo bisogno perlomeno di un unico nodo, che è il master node, ma già in sede di prima implementazione possiamo prevedere un cluster multinodo, oppure possiamo pensare di espandere un cluster in qualunque momento successivo. La cosa fondamentale è che i nodi di un cluster analitico, quindi il master node, il master replica se c'è, e il data node, devono, come dicevo prima, essere
basati sullo stesso tipo di sistema operativo, devono avere la stessa taglia, quindi le stesse specifiche, e devono avere la stessa località. Quindi non commettiamo l'errore di avere un'infrastruttura multisito e di mettere il master node nel sito A e un data node nel sito B, perché questo non funzionerà particolarmente bene, essendo Virus un applicativo che gira appunto, un applicativo distribuito che gira principalmente in memoria. Per i siti remoti esistono, come vedremo fra qualche secondo, dei nodi appositi. Nel momento in cui io aggiungo un secondo nodo oltre al master, questo secondo nodo assume il ruolo di data node, è un nodo che ha tutti e cinque gli elementi applicativi di cui parlavo prima, quindi presentation, quindi controller, quindi collector, persistenza e quant'altro, e analytics. L'unica cosa che il nodo data non ha è il primo DB, è il global XDB. Quello è, come dicevo prima, specifico del master node. Mentre gli altri tre DB vengono distribuiti via via tramite una tecnica che è il DB sharding tra i vari data node che vengono aggiunti. Quando ho necessità di raccogliere metriche da un sito che è distante e fisicamente e magari anche da un punto di vista logico, perché magari ci sono dei firewall in mezzo, comunque introducono una latenza o quant'altro, e voglio raccogliere metriche da questo sito distante, posso implementare un terzo tipo di nodo che è il remote collector, che come vedete è un nodo molto semplice, ha solo la parte di presentazione e la parte di collezione, gli manca completamente la parte elaborativa, l'unico ruolo che ha è raccogliere le metriche dall'endpoint che lo affianca, che è vicino a lui, e mandarle al cluster analitico. In questo caso questa tipologia di nodo non ha vincoli particolari, non deve essere dello stesso tipo, quindi stessa implementazione, stesso OS dei nodi analitici, e non deve avere la stessa taglia, quindi la stessa dimensione in termini di CPU, memoria e quant'altro. Ok, abbiamo accennato al fatto che esiste un nodo particolare che è il master replica. Cerchiamo di capire qual è la resilienza di un cluster VROPS. Un cluster VROPS di n nodi può permettersi di perdere al massimo un nodo analitico. Finché perdiamo un nodo analitico non succede nulla di grave, semplicemente la collezione e l'analisi delle metriche che erano in capo a quel nodo viene ridistribuita sui nodi superstiti. Nel momento in cui dovessimo perdere un secondo nodo, lì avremo problemi, dovremo iniziare a considerare ipotesi di restore del nostro cluster. Però se crasha il master, lì abbiamo problemi seri, perché il master è l'unico che contiene quel global DB, e quindi andando a perdere quello rischiamo di perdere l'intero cluster. Quindi, qual è l'alternativa? L'alternativa è dotarsi, qualora se lo si ritenga opportuno, di un master node. Cos'è un master node? Di un master replica node. Cos'è un master replica node? È un data node che viene convertito in un gemello del master node. Quindi quello che succede è che il replica node in qualunque istante contiene le repliche di tutti e quattro i database, e nel caso di fallimento, di failure del master node, se ne rende conto e prende in automatico la leadership del cluster. Quindi veniamo a superare il problema del single point of failure. Il failover è molto rapido ed è automatico. Il problema qual è? Il problema è che se io ho un cluster con un master e 1, 2, 3 data node, attivo l'HA, uno di questi data node viene convertito in replica, e di conseguenza quello che succede è che io ho tolto capacità elaborativa, capacità di analisi al cluster, e quindi io devo tenere presente che nel momento in cui a parità di nodi uno viene convertito in master, sto riducendo la capacità in termini di oggetti e di metriche che posso gestire. L'altro svantaggio può essere che se aggiungo un data node da convertire in master replica, devo comunque allocare lo stesso numero di risorse
che sto allocando per gli altri nodi del cluster. Perché? Perché c'è bisogno di omogeneità in termini di taglia dei nodi analitici. Ok, quindi continuando a parlare di problematiche di disaster, come proteggiamo il nostro cluster? La prima regola è tenere tutti i nodi analytics su host diversi nello stesso istante, quindi abilitare una regola di RS anti-affine, quindi ci evita la perdita del cluster. Quindi dobbiamo assicurarci di avere abbastanza nodi, abbastanza hosti SX da poter distribuire i nodi analytics in modo indipendente l'uno dall'altro, e chiaramente se abbiamo l'H abilitata sul cluster di Sphere, anche la possibilità di riavviare un eventuale nodo VROPS su un host disponibile. L'altra tecnica per proteggere il cluster VROPS è quella di abilitare il backup, però il backup di un cluster VROPS è un po' particolare, perché non si va a backuppare il singolo nodo, ma si backuppa l'intero cluster. Il backup va fatto a livello di immagine delle varie virtual machine, va fatto allo stesso tempo, possibilmente va fatto evitando il periodo di tempo in cui vengono calcolati i dynamic thresholds, e va fatto soprattutto disabilitando la quiescenza del file system sulla VM. Ci sono molti tool compatibili con le primitive VADP che permettono di farlo, ci sono dei tool che non danno questa possibilità. In ogni caso, la quiescenza può essere disabilitata a livello di singola VM seguendo le istruzioni che ci sono nella documentazione ufficiale e che sono a questo link. Cosa succede se crasha un node e vogliamo restaurarlo, vogliamo ripristinarlo? Dobbiamo ripristinare tutti e tre i nodi del cluster, tutti quanti i nodi, parlo di tre perché il mio cluster ne ha tre, mi viene automatico. Dobbiamo fare il restore di tutti i nodi del cluster analitico, non solo di quello che è fallito. Questo per il discorso della consistenza e della distribuzione dei dati sostanzialmente tra i vari nodi del cluster. E poi un'altra opzione, come dicevamo prima, potrebbe essere anche quella di abilitare l'H. In questo caso, come dicono gli americani, your mileage may vary, dipende da quelle che sono state le scelte che avete fatto in precedenza. Ok, abbiamo capito grosso modo qual è il ruolo dei singoli nodi, adesso si tratta di capire quanti nodi installare e con quale taglia. VROPS permette di installare nodi di diverse taglie, extra small, small, medium e large, in funzione sostanzialmente della loro capacità di calcolo, quindi numero di CPU e size di memoria, e ognuno di questi è in grado di gestire un numero massimo di oggetti e le relative metriche. Qual è il problema? Che questo calcolo, la scelta della taglia e la scelta del numero di nodi va fatto in funzione di diversi fattori, quindi il numero di oggetti e quindi le relative metriche che vogliamo misurare, e quando parlo di numeri di oggetti, il numero minimo di oggetti da considerare sono il numero di host, il numero di data store, il numero di virtual machine, per avere proprio una stima spannometrica, e andrebbe considerata anche una proiezione futura di quelli che saranno gli oggetti da qua a X mesi, il tempo di retention che vogliamo garantirci per l'analisi a ritroso dei nostri dati, e infine il numero di adapter che andremo ad abilitare. La cosa fondamentale è che una volta che si è scelta la taglia di un nodo, questo non può essere più toccato. Cioè, è altamente sconsigliabile mettersi a giocare con la memoria e con le CPU a livello di edit settings, per capirci, perché potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Quindi è bene calcolare in anticipo la taglia dei nodi che vogliamo utilizzare, magari non esagerare con le dimensioni, perché è più facile aggiungere nodi più nodi piccoli in modo da assegnare le risorse in maniera più accurata, che creare pochi nodi grandi, e quindi poi di conseguenza quando si arriva a
a tappo, scusatemi il termine, con la capacità di questi nodi, dover poi riservare per forza altrettante risorse a livello infrastrutturale con un nodo extra che poi andremo ad utilizzare chissà quando. Quindi la logica dovrebbe essere quella dello scale out, non quella dello scale up. Sembra un'operazione difficile questa del sizing, in realtà è molto più semplice di quanto si creda, perché VMware mette a disposizione un file Excel nel quale si può inserire banalmente quelle informazioni che vi ho detto, quindi numero di virtual machine, numero di host, numero di data store, quanti mesi vogliamo impostare come retention, se vogliamo la availability, e qui viene data una matrice con tutte le opzioni disponibili in termini di numero di nodi e di relativa taglia. Si può inserire dati più raffinati, ad esempio considerando l'ipotesi di agganciare VLOX a NSX e quant'altro. Comunque questo è un ottimo strumento di partenza per fare il sizing iniziale dell'infrastruttura, e VMware lo aggiorna continuamente con ogni versione di VLOX che viene rilasciata. Ok, un'altra cosa da tenere presente per fare il sizing è capire quali adapter e soprattutto quanti adapter vogliamo abilitare dentro VLOX. Perché? Perché ogni adapter si porta dentro delle metriche e degli oggetti, quindi di conseguenza dobbiamo allocare la capacità elaborativa e la capacità di archiviazione per gli oggetti che andremo a monitorare. Di base VLOX arriva con 3 adapter di default: il vCenter adapter, che è un collettore di metriche, il vCenter Python adapter, che permette di eseguire delle operazioni direttamente sugli oggetti presenti nel vCenter qualora degli alert ne consigliano un'implementazione, ad esempio aggiungere o rimuovere CPU, aggiungere o rimuovere RAM, riavviare la virtual machine e quant'altro. E poi c'è l'ultimo tipo di adapter, che è quello che è stato aggiunto dalla 6.2 a cui accennavo prima, l'adapter EPOPS, che permette di raccogliere metriche a livello e applicativo a livello di sistema operativo tramite Agile. Teniamo anche presente che esiste tutta una serie di adapter di terze parti a cui accennerò dopo, per cui dobbiamo avere ben chiaro al momento del sizing quanti oggetti e quante metriche andremo a collezionare in conseguenza degli adapter che andremo ad attivare. Una passata veloce sul discorso del load balancer. Ho accennato prima al fatto che tutti i nodi hanno la possibilità di essere utilizzati come punto di ingresso a VLOX, quindi è possibile puntare dritti tramite il browser a qualunque dei nodi attivi e la GUI risponderà, però è chiaro che è consigliabile fare le cose per bene, cioè è consigliabile mettere su un servizio con un URL unica, un load balancer che ridistribuisce le sessioni tra i vari nodi in modo da non dipendere in maniera pigra, se vogliamo, dalla disponibilità o dal nome di una specifica virtual machine che fa parte appunto del cluster. Quindi appunto meglio usare un URL, meglio mettere dietro i nodi dietro il load balancer, e il load balancer in questo caso non fa vero load balancing, ma semplicemente fa smistamento e redirezione delle sessioni. Una nota dolente spesso nell'organizzazione è quella dei certificati SSL, che viene trascurata spessissimo e non è una buona abitudine. VLOX funziona tranquillamente con i certificati senza sign, ma sarebbe meglio utilizzare dei certificati affidabili. Come si fa con VLOX? Si crea un unico certificato in formato VEM, ci si mette dentro il nome del servizio e poi una entry, una sign per ognuno dei nodi che sono nel cluster. Un piccolo trucchetto che ho adottato personalmente per evitare di dover rigenerare, ricreare e sostituire il certificato ogni volta che si aggiunge un nodo, è bene creare un certificato con i sign prevedendo già eventuali nodi futuri. Quindi, ad esempio, nella mia infrastruttura, un cluster con 3 nodi, ho riservato 3 indirizzi IP, 3 FQDN
per i tre nodi in esercizio, più due in aggiunta per eventuali necessità future. Li ho messi nel certificato. Quello che ho fatto è ho caricato il certificato sul masternode e il masternode l'ha ridistribuito in automatico sui tre nodi presenti. Nel momento in cui io dovessi aggiungere un quarto nodo, il quarto nodo si andrà a prendere il certificato che già contiene il suo SAN. E il certificato non va caricato sul load balance, viene gestito a livello di nodi. È utile andarsi a guardare la guida load balance di VMware, in cui spiega come configurare il load balance, e la guida di alla creazione del certificato SSL. Vado rapidamente, ho quasi finito. Ok, ho accennato al fatto prima che VROPS arriva con alcuni adapter di default e al fatto che è totalmente espandibile. C'è un sito di VMware che è il Solution Exchange, dove è possibile scaricare dei cosiddetti management pack, che non sono altro che dei plugin che vanno ad estendere la capacità di VROPS di dialogare, di collezionare informazioni e metriche da oggetti che possono essere di molteplici tipi. Quindi ad esempio mi vengono in mente server dei più diversi vendor tipo Cisco UCS, storage array dei diversi vendor, infrastruttura di rete, eccetera eccetera. Abbiamo l'integrazione con gli altri componenti VMware, quindi è possibile collegare VROPS sostanzialmente a NSX, Virtual Automation, l'orchestratore e quant'altro. E la cosa interessante è che esistono management pack per specifiche applicazioni, quindi SAP, i classici database SQL, Active Directory e quant'altro. Alcuni di questi li rilascia VMware, alcuni di questi li rilasciano i vendor stessi, alcuni di questi li rilascia una società che si è specializzata in questo senso, che è Blumedora. Alcuni sono gratuiti e alcuni sono a pagamento. Però quello che è fondamentale capire è che nel momento in cui andiamo a inserire più management pack dentro VROPS, quello che succede è che la visibilità che VROPS ha sull'infrastruttura diventa sempre più tendente all'end-to-end, quindi ci aiuta realmente a fare correlazione e troubleshooting e anche capacity planning, vedendo tutto quello che è infrastruttura, quindi non solo la porzione server, non solo la porzione compute, ma anche lo storage, anche il network e quant'altro. E ovviamente ne dobbiamo tenere conto quando facciamo il sizing, perché stiamo facendo crescere in maniera non lineare, in maniera sostanziale, la necessità di capacità di calcolo e la necessità di capacità di conservazione dei dati da parte di VROPS. Io ho praticamente finito, con questa ultima slide mi voglio agganciare a quello che ci sta per far vedere Antonio. Diciamo che l'architect ha stabilito il design, VROPS è stato implementato, viene acceso. Cosa succede in quel momento? In quel momento bisogna iniziare ad aspettare, perché VROPS inizia a ingerire le metriche e essendo appunto uno strumento analitico ha bisogno di qualche settimana, tipicamente 4, per appunto conoscere la vostra infrastruttura e capire, riuscire a distinguere ciò che è normale da ciò che non è. Quindi riuscire a capire se un picco è un'anomalia e quindi va segnalata con un allarme, oppure se è un qualcosa di previsto perché è un comportamento regolare di quell'applicazione lì. Quindi un po' di pazienza prima di riuscire ad ottenere le informazioni utili. Poi sicuramente bisognerà fare del lavoro per tarare le policy, di questo ve ne parlerà Antonio, perché le policy di default difficilmente andranno bene per tutte le organizzazioni, ognuno ha le sue peculiarità. Lo stesso dicasi per le dashboard, vanno bene quelle che VMware vi mette a disposizione out of the box, ma il divertimento inizia creandone di specifiche. Una cosa importante è che non bisogna scoraggiarsi. VROPS è uno strumento potente, ma è uno strumento complesso. Può scioccare un attimo all'inizio, e una cosa che succede, purtroppo l'ho vista in diverse realtà,
è che pigramente si tende a non volersi sforzare ad utilizzarlo e si torna ad utilizzare il V-Center come strumento di diagnostica e come strumento di monitoraggio. È sempre lo stesso consiglio: sforzatevi di usare gli strumenti, così come bisogna sforzarsi di usare il web client invece del client classico. Sforzatevi di tenere aperto almeno un tab su VLOOKS durante le vostre operation quotidiane. E ultimo, studiate, perché lo strumento, ripeto, è complesso, richiede attenzione, richiede tempo, ma vi aprirà veramente un altro mondo per quanto riguarda la gestione della vostra infrastruttura. Io con questo ho finito, spero di non essermi dilungato troppo e passo la parola ad Antonio.